Susanna Agnelli, la sorella prediletta dell'avvocato. Benvenuti a tutti e grazie per esservi soffermati sul mio canale Storia Cultura Sprint. Iscrivetevi al canale, gratuito, mi aiuterete a portare avanti il mio progetto divulgativo. Grazie! Vi ricordo che è possibile abbonarsi al canale al costo di 2,99 euro mensili. Sarebbe un grande aiuto e mi aiuterebbe a dotarmi di un sistema di registrazione degno di questo nome. Grazie! Susanna Agnelli nacque a Torino il 24 aprile 1922, 13 mesi dopo il fratello Gianni, l'avvocato per antonomasia, e 2 anni dopo la sorella maggiore, Clara. Susanna, come già vi ho raccontato nell'articolo dedicato a suo fratello Gianni, fu la terzogenita di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, nonché nipote del potentissimo senatore e cofondatore della Fiat Giovanni Agnelli. Dopo Susanna nacquero Maria Sole, Cristiana, Giorgio ed Umberto. La prematura scomparsa del padre, avvenuta quando Susanna aveva appena 12 anni, segnò profondamente la sorella prediletta dell'avvocato, già di per sé estremamente timida e riservata. I ricordi e le emozioni della sua infanzia e della sua giovinezza, Susanna, con manifesto disappunto del fratello Gianni, li affidò al suo splendido romanzo, che io personalmente consiglio di leggere, Vestivamo la marinara, del 1975. Il romanzo fu un successo e non poteva non essere così, perché scritto superbamente e con una sincerità a tratti disarmante su quei classici panni sporchi da lavare in famiglia. E infatti Gianni Agnelli bloccò la trasposizione televisiva del romanzo di sua sorella. Il carattere di Susanna Agnelli presentava, secondo me, che ho amato profondamente la sua rubrica sul settimanale Oggi, moltissime sfaccettature: timida, affabile, sincera, ma anche determinata, coraggiosa e decisamente altruista. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Susanna Agnelli entra nella Croce Rossa e presta il suo soccorso ai soldati feriti che viaggiavano su navi che li stavano riportando in patria. Nel 1943 è insieme al fratello Gianni sull'auto che avrebbe dovuto riportarli a casa in provincia di Arezzo e che invece sarà coinvolta nel terribile incidente che per poco non portò all'amputazione della gamba destra dell'avvocato, mentre Susanna se la caverà con lividi ed escoriazioni, salvando la vita a Gianni e curandolo durante la sua lunghissima degenza. Susanna Agnelli possedeva 2 lauree, la prima in lettere conseguita all'Università di Torino e la seconda, honoris causa, in legge, conferitale dall'Università del Massachusetts. La vita sentimentale di Susanna Agnelli vedrà come principali protagonisti 2 nobili uomini, il principe Raimondo Lanza di Trabia, o Trabia, mi scuso ma non so dove vada l'accento, e il conte Urbano Rattazzi, con il quale si sposerà in maniera abbastanza repentina. Dalla loro unione nasceranno 6 figli, Ilaria, Samaritana, Cristiano, Delfina, Lupo e Priscilla. Susanna Agnelli e Urbano Rattazzi divorzeranno nel 1975, ma prima condivideranno con la figlia samaritana l'enorme dolore per la malattia e la perdita della sua primogenita Maria, nata con una cerebropatia congenita, che la inchiodò nel suo lettino per i 4 anni e mezzo della sua brevissima esistenza. La piccola Maria, qui faccio una piccolissima divagazione, era la sorella maggiore del famoso attore Pietro Sermonti, che per tanti anni ha ricoperto il ruolo di Guido Zanin in Un medico in famiglia. L'amore per il mare fu una costante nella vita di Susanna Agnelli. La Toscana fu sempre il suo buon ritiro, il suo posto del cuore, e infatti dal 1974 al 1984 Susanna, Suni in famiglia, fu il sindaco del comune di Porto Argentario
in provincia di Grosseto. All'attività di scrittrice e imprenditrice, Susanna Agnelli ha affiancato per anni anche l'attività politica, arrivando a ricoprire la carica di sottosegretario di Stato agli affari esteri e anche di europarlamentare. Ma l'attenzione al prossimo e l'altruismo di Susanna Agnelli sono, secondo me, encomiabili. Basti pensare al suo impegno per Telethon, una maratona benefica arrivata in Italia nel 1990, voluta fortemente proprio da lei e della quale fu presidente sino alla sua morte. Anche la Fondazione Il Faro prese vita nel 1997 su volontà di Susanna Agnelli. Susanna Agnelli è morta il 15 maggio 2009 a seguito delle complicazioni dovute alla rottura del femore per una caduta nella sua casa di Roma. Per volontà di Susanna, e contrariamente al resto della sua famiglia d'origine, non è stata tumulata presso la monumentale cappella di famiglia nel comune piemontese di Villar Perosa. È stata cremata e le sue ceneri sono state disperse nelle acque del comune di Porto Argentario durante una giornata di burrasca. Sicuramente questa donna ha saputo lasciare un segno e distinguersi, e non solo perché era un Agnelli, ma soprattutto perché aveva un grande cuore ed una fine intelligenza. Se l'articolo vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima.